Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. In lavorazione un biopic su Elvis Presley, annunciata la serie di Sandman su Netflix, mentre Daisy Ridley parla del suo duello con Kylo Ren, il film su Flash cambia regista per la terza volta. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione. In lavorazione un biopic su Elvis Presley. Dopo Bohemian Rhapsody sembra che il genere dei biopic musicali sia tornato in auge. Stavolta parliamo di un film sulla vita di Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann, il regista di Moulin Rouge. La rosa dei candidati per interpretare il cantante pare essere ridotta a 5 attori: Ansel Elgort, Aaron Taylor Johnson, Miles Teller, Harry Styles e Austin Butler. Come spesso capita in questi casi, è facile che l'attore scelto alla fine non sarà nessuno di questi cinque. Visto lo stile peculiare di Luhrmann, possiamo attenderci un biopic onirico, magari sulla falsariga di Rocketman. Annunciata la serie di Sandman su Netflix. Sandman è una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, considerata da molti come la sua opera migliore. Ritenuto per lungo tempo un prodotto non trasponibile in altri media, Gaiman aveva cercato di realizzarne un film. Il progetto non ha avuto però successo ed eccone allora la nuova incarnazione, una serie di 11 episodi su Netflix. Il cast è ancora ignoto, ma si tratta della produzione televisiva targata DC con il budget più ampio. Ad occuparsi della sceneggiatura David Goyer, già noto per le sue alterne fortune con i cinecomic. Il duello tra Rey e Kylo Ren in episodio 9 si preannuncia epico. A dirlo è Daisy Ridley, l'interprete di Rey in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Una foto contenuta nell'articolo di Variety di qualche tempo fa ci ha permesso di intravedere quello che sembra essere lo scontro finale tra Rey e Kylo Ren. L'attrice l'ha definita come una battaglia epica anche grazie all'utilizzo di spade laser più leggere che permettono maggiori acrobazie sul set. Il tutto dovrebbe svolgersi su un mondo acquatico, visto che due contendenti verranno colpiti da onde scroscianti. Flash cambia regista per la terza volta. Il film su Flash con Ezra Miller sembra non avere pace. John Francis Daly e Jonathan Goldstein, registi per lungo tempo accostati al progetto, lo hanno abbandonato in seguito a pesanti divergenze creative. È noto infatti che Ezra Miller volesse un tono più cupo per la pellicola, a differenza della coppia Daly-Goldstein, intenzionata a fornire una chiave di lettura più solare e divertente. Sembra che il nuovo regista potrebbe essere Andy Muschietti, già noto per It parte 1 e parte 2. Sarà la volta buona? Queste erano le notizie del giorno, se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo lunedì alla stessa ora. Ciao!